Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Spero di sì. Tanto desidero ringraziare innanzitutto le persone che ci sono qui quest'oggi ad ascoltarmi. Questo è il secondo intervento di questo webinar Move Racconta, che ha visto la volta scorsa protagonista la dottoressa Elisabetta Barisoni, responsabile di Capesaro. Io invece mi chiamo Daniele Danza e sono il conservatore di Carezzonico, il Museo del Settecento Veneziano. Questo webinar è rivolto in esclusiva ai Move Friends Card e oggi ci concentreremo su una serie di dipinti in proprietà dei Musei Civici di Venezia che si conservano presso il Museo Correr. Perfetto. Benissimo, quello che vediamo in sovrimpressione, quello che vediamo nella prima slide, è un dipinto di Canaletto che abbiamo avuto modo, molti di voi immagino avranno avuto modo di ammirare alla recente mostra Canaletto e Venezia che si è tenuta in Palazzo Ducale nella primavera del 2019. Questo è un capolavoro giovanile di Canaletto. La tela raffigura l'ingresso dell'ambasciatore francese Georgi in Palazzo Ducale. È una tela giovanile, vi dicevo, di colui che è diventato il più illustre rappresentante di questo genere pittorico. E soprattutto questa tela è considerata dalla critica il primo vagito, o quantomeno uno dei primi passi mossi nel campo della veduta da colui appunto che diverrà il più illustre rappresentante, come vi dicevo, di questo genere pittorico. Bene, il vedutismo è un genere pittorico tipicamente settecentesco. Pur tuttavia a Venezia, nel secolo precedente, un pittore foresto aveva già iniziato a raccontare la città, le sue feste, le sue cerimonie, e non in maniera occasionale, come ad esempio può aver fatto Gentile Bellini nella famosa processione in Piazza San Marco delle Gallerie dell'Accademia, ma generando una vera e propria produzione di questi dipinti. E così facendo, egli mise in qualche modo le basi per lo sviluppo pittorico di questo genere. Di tale pittore vorrei parlarvi oggi. Il pittore, appunto, questo pittore, che si chiama Josef Heinz il Giovane, ha realizzato una serie di dipinti, quattro, che si conservano, come vi ho detto, al Museo Correr di Venezia. Questi dipinti formano una serie perché le misure sono pressoché identiche, cioè le dimensioni sono sostanzialmente identiche e anche le tematiche sono affini, proprio perché appunto descrivono delle feste o delle cerimonie tipicamente veneziane. L'autore non è un veneziano, ve l'ho detto, è un foresto, ma è un foresto d'origine che poi diventa veneziano a tutti gli effetti. Heinz, Josef Heinz il Giovane, questo è il suo nome. Bisogna dire il giovane è stato, viene definito il giovane per distinguerlo dal padre omonimo, Josef Heinz il Vecchio, anch'egli pittore e non di poco conto, visto che fu nominato pittore di corte di Rodolfo II a Praga. Heinz il Giovane è originario di Augusta, in Baviera. E come vi dicevo prima, però, può a buon titolo considerarsi veneziano d'elezione, perché egli giunge a Venezia nel 1623 e vi soggiorna per tutta la vita, fino al 1678. A Venezia si sposa e avrà dei figli. Egli, tra l'altro, a Venezia, qui la vediamo in questa slide, realizza numerosi dipinti per le chiese cittadine. Questo è il giudizio universale che si trova nella chiesa di Sant'Antonin, proprio qui a Venezia, e di cui abbiamo anche un particolare che ci permette di indagare meglio lo stile di questo artista. Chiedo alla regia di passare la slide successiva. Perfetto. Heinz quindi riuscì a buon titolo a inserirsi in quel ricco circuito di committenze che regolava la vita artistica cittadina.
realizzò diverse opere per le chiese e i conventi di Venezia, ma numerosi suoi dipinti di soggetto profano sono registrati negli inventari veneziani dell'epoca. Tra l'altro, negli anni 40 del 600, 1640-1641, il nome di Heinz figura tra quelli che pagavano la quota maggiore di tasse tra tutti i pittori attivi a Venezia. Quindi possiamo ben dire che negli anni 40 del 600 la bottega di Heinz era una bottega molto richiesta e che lavorava, insomma, di gran lena qui a Venezia. I dipinti del Museo Correr, questi quattro dipinti, sono firmati e datati 1648-1649 e sono quindi esempi della sua poetica matura. Egli infatti nasce nel 1600 ad Augusta, nel 1623 è già documentato a Venezia, quindi a 23 anni giunge a Venezia. Bisogna dire che per i primi anni, dal 23 fino al 29, 1629-1630, egli è occupato, come dichiara un documento, in ambascerie straordinarie a Roma. Quindi durante la decade degli anni 20 del 600, Heinz alterna la propria esistenza tra Venezia e Roma. Nel 1630 si stabilirà a Venezia, dove morirà nel 1678. Questo dipinto, il primo dipinto della serie, l'abbiamo visto, qui vediamo dei particolari, è la caccia al raffigura la caccia al toro in Campo San Polio, ed era una specie di carnevalesca e addomesticata corrida, dove appunto dei tori, solitamente più che dei tori, talvolta venivano utilizzati dei buoi, prima di mandarli al macello, li si portava in campo a divertire la folla che accorreva. Era una festa, era un gioco questo della caccia ai tori, un po' diffuso per tutta Venezia, perché abbiamo anche raffigurazioni di cacce ai tori all'interno del cortile di Palazzo Ducale, ma vediamo anche dei tori in Piazza San Marco, sempre nei dipinti seicenteschi attribuiti ad Heinz il Giovane. Questa era una festa che durò ben oltre la vita, ben oltre la Serenissima Repubblica di Venezia, perché fu abolita soltanto nel 1802, quando un toro imbizzarrito andò a sbattere contro una gradinata, generando diversi feriti e morti. È interessante notare come in queste opere, e in questo particolare possiamo coglierlo appieno, Heinz lavora con uno spirito da cronachista, da documentarista, raffigura un po' tutte le varie situazioni, quelle più spiritose che potevano essere appunto viste e che attiravano così l'attenzione dei veneziani, che affollavano, lo vedete, le finestre e i balconi prospicienti il Campo San Polio. Sono opere in cui il pittore pare attento a delineare le macchiette con precisione lenticolare, non curandosi però dei valori architettonici e atmosferici, cosa invece che farà Canaletto, ed è questo uno degli elementi, no, che una delle differenze principali tra questi dipinti e le vedute settecentesche. Nelle vedute settecentesche l'autore riesce a restituirci anche una presenza architettonica e atmosferica che qui non c'è. Se guardate bene queste architetture, sembrano quasi architetture di cartapesta, posticce, issate alla bisogna, come fossero delle quinte teatrali che il pittore monta e smonta alla bisogna. Sono opere improntate a un umorismo facile ma di effetto. E bisogna dire che se nella visione totale queste opere in qualche misura non convincono, perché sono state anche evidenziate dalla critica, si registrano alcune sgrammaticature prospettiche, talvolta nel momento in cui però l'occhio inizia ad addentrarsi in queste tante piccole scenette che compongono appunto il quadro, insomma, si scopre una vita palpitante che sembra prendere il sopravvento, no? E lo sguardo divertito salta da una figurina all'altra. Un'opera come questa, poi vedremo anche le altre, un'opera come questa, si sommano
Tutti questi episodi, sprigionanti energia e vitalismo, che vivificano un'atmosfera che altrimenti sarebbe così soffocata, potremmo dire, da questi edifici di cartapesta. Il dipinto successivo raffigura il fresco in barca a Murano, ossia quel sereno e poetico svago che è tipicamente lagunare, che è il corso o il fresco per il Canal Grande di Murano. E questo era un antichissimo esercizio che portava in giorni determinati varie imbarcazioni a raccogliersi in un solo luogo a scopo di puro divertimento, per andare, venire, rincorrersi, salutarsi. I gondolieri potevano dar spettacolo di destrezza nel manovrare la gondola o le altre imbarcazioni con gran divertimento di chi affollava le rive. E tra l'altro è stato notato anche come, come per alcuni in questo svago sia da trovare l'origine della regata. Come dicevo per il dipinto precedente, anche per questo sono opere che si apprezzano soprattutto nella resa del particolare più che nella tenuta d'insieme della veduta. In questo caso vediamo questo particolare in cui le imbarcazioni tendono a creare un intreccio inestricabile dettato dai loro vacui che caratterizza queste composizioni. Possiamo passare anche, abbiamo anche un altro particolare, ecco questo è un particolare meraviglioso che tra l'altro ci documenta come all'epoca la gondola avesse il doppio ferro, vedete, sia a prua che a poppa, e ci dà anche la possibilità di constatare come le macchiette siano tratteggiate con cura minuziosa che ne evidenzia la volumetria e ne indaga anche il dettaglio più minuto. Ce n'è anche un altro particolare, sempre così, è perfetto, lo vedete, un particolare squisito di questa cortigiana dagli zoccoli enormi che viene aiutata a scendere dall'imbarcazione con ovviamente l'immancabile cagnolino al fianco. Possiamo passare anche al dipinto successivo, che raffigura la processione del Redentore, una festa famosissima, una delle feste popolari più famose a Venezia e ancora oggi viva, con il famoso ponte di barche, gettato sul canale della Giudecca per questa appunto celebrazione che prevedeva il corteo del Doge con i senatori e poi con tutti i vari ecclesiastici, poi delle varie scuole e congregazioni, il corteo giungeva fino al Redentore, dove veniva accolto dal Patriarca. E anche in questo caso è interessante andare a indagare i particolari, e vediamo ad esempio una scuola sul ponte, no, che attraversa il ponte, una scuola con il proprio tesoro, ma ciò che è anche interessante da dire è che in questo caso Heinz abolisce la cortina di case esistenti sulla riva delle Zattere, immaginando la presenza di un canale parallelo a quello della Giudecca, proprio per poter dare più respiro alla scena e per creare appunto questa visione in prospettiva della festa del Redentore. Queste sono composizioni fortunate che il pittore poi replica con varianti. Se ne conosce una, ad esempio, che possiamo vedere, di dimensioni ridotte, comparsa diversi anni fa sul mercato antiquario parigino. Questa è una versione ridotta del dipinto che si custodisce al Museo Correr qui di Venezia. Il dipinto successivo della serie, ecco qui, raffigura l'ingresso del patriarca Federico Corner a San Pietro di Castello. E rappresenta la celebrazione che si tenne per l'insediamento come patriarca dell'alto prelato. O meglio, sarebbe meglio dire rievoca quel momento e quella giornata, poiché il dipinto è datato 1649. Federico Corner fu patriarca di Venezia dal 1631 al 1644. Tra l'altro, noi sappiamo che Corner ritardò di un anno questo ingresso solenne proprio per organizzare l'evento. L'evento quindi si svolse nel 1632. Heinz realizza questo dipinto nel 1649, 17 anni dopo.
L'evento appunto fu ritardato di un anno proprio perché doveva essere compiuto, a meno anche perché fu compiuto con uno sfarzo, ci dicono le cronache dell'epoca, rimasto celebre nel corso del secolo. Bisogna anche dire che questa cerimonia, se da un lato ovviamente quello ufficiale doveva testimoniare il trionfo della fede sulla peste, e quindi quasi una rimozione collettiva del triste periodo, no? La grande peste del 1630-1631 che si abbatté su Venezia, ma anche su Milano, pensando ai Promessi Sposi di Manzoni. Ecco, quindi se da un lato quello ufficiale, tale cerimonia, fu ritardata anche a causa della peste, dall'altro però fu organizzata in modo talmente sfarzoso da sottolineare il successo e il potere del casato dei Corner. Vediamo, o meglio, chi è Federico Corner? Allora, Federico Corner a Carezzonico, conserviamo questo meraviglioso ritratto realizzato da un altro pittore foresto, un genovese, Bernardo Strozzi. E Federico Corner fa parte di una famiglia, i Corner, che nel Seicento sono una vera e propria potenza. Sono dei proprietari terrieri. Il padre di Federico, Giovanni, sarà doge dal 1625 al 1629. Suo figlio Federico, come vi dicevo, patriarca di Venezia dal 31 al 44. Il fratello di Federico, Francesco, altro figlio di Giovanni, sarà anch'egli doge. Verrà eletto doge nel 1656. Tra l'altro bisogna dire che il dogado di Francesco viene ricordato come il dogado più breve nella storia della Serenissima Repubblica di Venezia. Durò infatti soltanto 19 giorni. Bisogna precisare che Francesco era già molto anziano quando fu eletto doge. Tornando però a Federico Corner, che è il personaggio che ci interessa, perché è l'unico personaggio pubblico ufficiale rappresentato all'interno di questa serie. E la presenza di un personaggio così illustre spinse diversi anni fa ormai Filippo Pedrocco a ipotizzare una possibile committenza Corner per questa serie di dipinti. Poi ci sono stati degli studi successivi, uno in particolare che ha cercato di riprendere questa ipotesi di prospettata da Filippo Pedrocco, indagando il rapporto tra Heinz e i Corner e la presenza dei Corner stessi all'interno di questi dipinti, che poi vedremo. Chi è Federico Corner? Federico Corner, terminato nel 1644, termina l'incarico di patriarca Venezia. Corre a Roma in tempo per l'elezione di Innocenzo X Panfili. Guardate bene che questa serie, questi quattro dipinti, in antico, si trovavano a Roma in collezione Panfili. Fu il conte Volpi di Misurata, nel 1937, ad acquistarli dai Panfili e a regalarli, a donarli alla città di Venezia. Federico Corner, che era in ottimi rapporti con i Barberini, sarà decisivo anche per l'elezione di Innocenzo X Panfili. Dal 1644 egli risiede a Roma. Sappiamo che dall'agosto di quell'anno Federico inizia a spendere annualmente somme principesche per restaurare, arredare e decorare la sua residenza romana. Ingaggia muratori, carpentieri, doratori, ebanisti, fabbri e in pochi anni trasforma la sua dimora in un ricco e opulento palazzo, arredandola con opere di Guercino, Guido Reni, Pietro da Cortona, il meglio della pittura italiana dell'epoca. Non solo, alla metà degli anni 40, dico questo perché le tele, ricordiamocelo, le quattro tele sono datate 48-49, alla metà degli anni 40 Federico Corner commissiona a Gian Lorenzo Bernini la realizzazione della cappella funeraria della sua famiglia a Santa Maria della Vittoria, cappella funeraria che sarà completata nel 1651. I Corner a Venezia sono noti come Corner, ma a Roma italianizzano il loro nome in Cornaro. La cappella Cornaro, di cui abbiamo la visione generale, la cappella Cornaro ha
aveva nell'intento della commissione e dell'illustre scultore una chiara funzione celebrativa. Celebrava la famiglia Cornaro. E lo capiamo perché, oltre alla celebre scultura con l'estasi di Santa Teresa, ai lati Bernini crea questa sorta di palchi ospitanti i membri della famiglia Cornaro. Possiamo vedere anche altri particolari. Qui vediamo ovviamente l'estasi di Santa Teresa, che è uno dei capolavori del barocco in scultura, ma abbiamo anche altri particolari con i palchi ospitanti. Ecco qua, questi sono i due palchi laterali ospitanti i membri della famiglia Cornaro. Vi dicevo, è possibile, probabile, quasi sicuro, che questa serie di dipinti ad Heinz fosse stata commissionata proprio dalla famiglia Cornaro. E seguendo un po' l'indicazione di Filippo Pedrocco, si è scoperto che anche negli altri tre dipinti della serie ci sono degli elementi che ricordano in qualche misura questa famiglia. Nella festa del Redentore, l'abbiamo detto prima, è il patriarca che attende il doge, i senatori, tutto il corteo sulla porta della chiesa del Redentore. Nella caccia ai tori in Campo San Polo, sullo sfondo a sinistra, si scorge la grande mole rinascimentale di Palazzo Cornaro, opera del San Micheli. E noi sappiamo dai contemporanei che Federico Cornaro, per facilitare i fedeli, li riceveva due volte alla settimana, non a San Pietro di Castello, quindi in una zona decentrata, ma proprio nel suo palazzo di Campo San Polo. Non solo, anche nel fresco in barca a Murano c'è un elemento che può essere ricondotto al patriarcato di Federico Cornaro, poiché sullo sfondo si vede il lato absidale dell'antica abbazia di San Cipriano, che poi fu saccheggiata e abbandonata nell'Ottocento, tanto che venne demolita. Però è importante perché in quell'abbazia Federico Cornaro trasferì, appena insediato, 1631, dovette trasferire l'antico seminario che si trovava in Punta della Dogana, perché fu deciso che in quel sito bisognava costruire la chiesa votiva di Santa Maria della Salute, no? Della Madonna della Salute. Non solo, c'è ancora un legame molto forte tra Heinz e questa famiglia. Lo dovremo vedere nella slide successiva. Allora, qui abbiamo di nuovo l'ingresso. Abbiamo il totale, no? L'ingresso del patriarca Cornaro nella diocesi di Castello. Proviamo ad andare alla slide. Chiedo alla regia. Eccolo qui, perfetto. Questo è Francesco Cornaro, il doge, il fratello di Federico. E questo dipinto si trova nella sala dello scrutinio in Palazzo Ducale. Ed è un dipinto ufficiale, perché voi lo sapete che all'interno della sala dello scrutinio di Palazzo Ducale, a guisa di fregio, corrono tutti i ritratti dei dogi. Bene, questo ritratto nel 1656 fu realizzato da Josef Heinz il Giovane. Francesco Cornaro chiede ad Heinz di realizzargli il proprio ritratto ufficiale. E bisogna anche precisare che non si conoscono altri ritratti di questo pittore. Heinz non è un pittore ritrattista. Ciò vuol dire che ci doveva essere stato un legame tra questa famiglia e il pittore. Altrimenti non si spiega come mai Francesco abbia deciso di commissionare quest'opera proprio al tedesco. Non solo. E noi pensiamo che il pittore abbia tenuto rapporti con Francesco più con Federico, considerata anche la residenzialità romana dell'alto prelato. Inoltre, Francesco, alla morte di Federico Cornaro, che se non sbaglio cade nel 1653, va a Roma al fine di alienare i beni e sistemare le eredità. Francesco Cornaro, futuro doge, vende ai Panfili Palazzo Cornaro in via del Tritone. E come vi dicevo, la serie del Museo Cornaro si trovava in origine proprio in Palazzo Panfili. Ritornando però, ecco, andando pure avanti con... qui abbiamo un bellissimo particolare del dipinto che vi dico, con l'ingresso del patriarca Cornaro nella chiesa di San Pietro di Castello.
possiamo ben vedere vediamo il patriarca. Non so se riesco a evidenziarvelo, non so se vedete. Questo è il patriarca. E accanto al patriarca abbiamo il doge, Francesco Erizzo. Dietro di loro c'è l'ambasciatore di Francia, mentre sulla porta, all'ingresso della chiesa, gli attende il vescovo di Feltre, Giovanni Paolo Savio. Il patriarca viene colto nell'atto di benedire i senatori rossovestiti che, deferenti, abbassano il capo. Come negli altri dipinti, anche in questo scorgiamo una moltitudine di imbarcazioni che vanno a congestionare il rio di San Pietro. Imbarcazioni di tutti i tipi, dai rossi peatoni dogali che accompagnano i senatori, fino alle barche delle scuole, delle corporazioni, a delle gondole dei privati, dei remogi. E per questa composizione Heinz ovviamente non lesina decorazioni vivaci né addobbi lussuosi, per quello appunto che venne intesa come una celebrazione tra le più prestigiose, più solenni e più sfarzose del tempo. Bisogna dire che si conoscono altre vedute cittadine di Heinz, come vi dicevo appunto. Qui vediamo un altro particolare molto interessante con questo peatone dogale, no, che conduce i senatori. Ma possiamo anche vedere nella slide successiva, perfetto, questa è una veduta della piazzetta di San Marco dal bacino. Quest'opera si trova in America, a Springfield, nel museo di Springfield. Ed è un esempio tipico dell'arte di Heinz, e se ne conoscono poi anche diverse repliche con varianti di questa composizione. Una tra l'altro è comparsa qualche anno fa ad Ajaccio, alla mostra sul 600 veneziano. Ma possiamo vedere anche la slide successiva. Benissimo. Guardate, questo è molto interessante, perché questa è una replica fatta da un olandese, Ignatius Wick, che testimonia proprio anche la fortuna di queste composizioni, che già nel 600 venivano replicate da altri foresti. Sono composizioni che piacciono, come anche oggi, sapete, il vedutismo è un genere che piace molto a livello di mercato. E per questo possiamo considerare Heinz un vedutista ante litteram, proprio perché per primo egli mette a punto una produzione seriale di queste vedute che riscuotono poi un grande successo. Nella slide successiva vediamo un particolare di un altro dipinto di Heinz il Giovane che si custodisce ancora oggi a Roma in Galleria Doria Panfili. Questo dipinto, di cui noi qui vediamo un particolare, raffigura Piazza San Marco. Tra l'altro questo dipinto ha le medesime misure degli altri quattro che sono giunti qui a Venezia, e quindi è possibile che facesse parte della serie. Il dipinto non è esposto, o meglio, non lo trovate all'interno della Galleria Doria Panfili, che si può vedere, insomma, degli spazi espositivi visitabili della Galleria Doria Panfili. Si trova in una camera, in una stanza adiacente, bisogna chiedere il permesso per poterlo vedere. Ma, detto questo, ciò che premeva... Ah, tra l'altro questo dipinto fu esposto anni addietro in una mostra sull'arte, sulla pittura veneziana del 500 al 700 che si tenne a Barcellona. Volevo però farvelo vedere perché in quest'opera si coglie bene la tipologia delle macchiette di Heinz. La piazza diventa anche in questo caso una quinta scenografica per l'esibizione di un mondo di piccoli episodi interpretati da questa folla animata chiacchierona che mette in scena così uno spaccato della vita veneziana dell'epoca. È stato osservato, come vi dicevo, che la tipologia di queste macchiette è evidentemente di stampo callottiano. Con questo aggettivo ci si riferisce all'incisore lorenese Jacques Callot. Sono molto, se non simili, sono proprio identiche ad alcune incisioni di Callot. Callot fu impegnato a Firenze, alla corte di Cristina di Lorena, dal 1612 al 1621. Cristina di Lorena fu la consorte del Granduca di Toscana, Ferdinando
Ferdinando de' Medici. Possiamo vedere anche la slide successiva. Ecco qui. Questa è una serie di incisioni con dei capricci che Callò dedica a Don Lorenzo de' Medici, che era il figlio di Ferdinando I. Questi capricci raffigurano maschere della commedia dell'arte o personaggi che diffusi all'epoca, ma soprattutto ciò che ci interessa, possiamo anche passare alla slide successiva, sono le pose che vengono tenute da questi personaggi, pose che noi poi ritroviamo nei dipinti di Heinz. Heinz quindi era in possesso di queste incisioni e le utilizzava per arricchire le sue composizioni. Io vi ho portato anche, ecco qui lo vedete bene, in alto vedete uno sbandieratore, tratto appunto da queste incisioni di Callò, che è lo stesso che possiamo scorgere in alto, nel particolare a sinistra, con la veduta di Piazza San Marco. Vedete, c'è questo sbandieratore nella veduta di Heinz con un cagnolino che gli sta a fianco e a sinistra. E ancora, l'altro personaggio di Callò, l'altro personaggio di Callò in basso a destra, ritorna identico nel dipinto di Heinz in basso a sinistra. Heinz utilizza molto le incisioni di Callò, non solo di Callò, bisogna dirlo, però sicuramente le utilizza, e non solo per realizzare dipinti raffiguranti le feste e le cerimonie veneziane, ma anche per alcuni dipinti di cui Heinz fu il primo, e fu il primo a introdurre questi dipinti a Venezia, che a Venezia vengono presto e subito derubricate come strigossi alla veneziana, o stregozzi, italianizzando questo termine. Si tratta di dipinti che raffigurano antri infuocati. È interessante questo. Mentre Heinz, se da un lato raffigura l'assolata Piazza San Marco o i festosi campi, la vita festosa dei campi veneziani, dall'altro sembra quasi immergersi all'interno, negli abissi della terra, per andare appunto ad indagare quelli che sono aspetti ctoni, aspetti tellurici, va ad indagare tutto un mondo. Lo vediamo dopo, non voglio soffermarmi adesso. Quello che volevo dirvi è che in Italia questo è un genere pittorico, questo cosiddetto bizzarro, perché è anti-accademico, questo bisogna dirlo, una pittura del dissenso è stata definita, perché è una pittura che non prevede l'esaltazione di eroi, non prevede la messa in scena di mitologie particolari, ma raffigura un mondo altro. Uno dei massimi rappresentanti di questo genere è Swanenburg, Jacob Swanenburg, attivo a Napoli agli inizi del Seicento, ed un pittore, ed è proprio a Napoli che gli licenzia queste composizioni. Swanenburg poi è interessante perché quando ritorna in Olanda diventa il primo maestro di Rembrandt. Quindi nei primi due, tre decenni del Seicento, alcuni pittori tra Napoli, Roma e Firenze inscenano mondi sotterranei, popolati da mostri e da esseri deformi, esseri figli, sembrerebbe quasi di una biologia sovvertita. Questo è un altro pittore attivo a Napoli, che si chiama François Nomet. Qui vediamo ovviamente i protagonisti dell'opera sono Plutone e Proserpina, che vediamo in basso a sinistra, però capite bene che alla fine il vero protagonista della composizione è il paesaggio, non un paesaggio terrestre, ma appunto ctonio, cioè un paesaggio che indaga le viscere della terra. Vediamo anche l'opera successiva, la slide successiva. Questo è un pittore che si chiama Filippo Napoletano, molto importante perché fu a contatto con Callò. Napoletano lavora a Napoli, a Firenze, ma anche e soprattutto a Roma. E Napoletano, Filippo Napoletano, nel 27, lo sappiamo, incassa dei pagamenti della famiglia Barberini. Poi diventa il primo rettore dell'Accademia di San Luca nel 29. Lavora per i Borghese. E quindi lavora per delle famiglie romane, i Borghese e i Barberini, con i quali negli anni 20 entra in contatto anche Heinz il Giovane.
Noi sappiamo infatti che Papa Barberini, Urbano VIII, assegnò ad Heinz il titolo di Cavaliere dello Spallone d'Oro per meriti pittorici. Non sappiamo per cosa esattamente, quali fossero questi meriti pittorici. Certo è che Heinz godeva della stima dei Barberini. Nel 1625 Heinz firma e data una veduta di Villa Borghese a Roma. Quindi Filippo Napoletano e Heinz, nelle stesse date, lavoravano per le stesse famiglie. E è possibile, direi quasi sì, è altamente probabile che ci sia stato un incontro tra i due. E forse in questo caso Heinz, e quindi fu forse questo pittore che incoraggiò il tedesco a proseguire sulla strada della pittura bizzarra e fantasiosa. Vediamo la slide successiva. Bene. Vi dico questo perché oggi Heinz il Giovane è noto alla critica e al pubblico quasi esclusivamente come vedutista ante litteram. Oggi Heinz è conosciuto per pittore di vedute, di feste, che raffigurano appunto la società veneziana del Seicento. Ma i suoi contemporanei, Marco Boschini e gli altri, non lo ricordano. Tanto perché la veduta non era un genere, era un genere che doveva ancora nascere, ma lo ricordano quasi esclusivamente come pittore bizzarro che nelle proprie composizioni inserisce mostri, negromanti, alchimisti. Ed è interessante che fino agli anni Ottanta nulla si sapeva di questa produzione di Heinz, o meglio, non esistevano documenti visivi, non c'erano dei dipinti da poter associare ad Heinz. Fortunatamente, in quest'opera, che si conserva a Vienna, il Kunsthistorisches Museum, è un'opera di Heinz, che raffigura l'allegoria della sapienza, una grande affastellata allegoria dove dentro c'è un po' di tutto. Ora non vorrei soffermarmi troppo su questo dipinto, ma ciò che ci interessa in questa sede di quest'opera è lo sfondo che si apre sulla destra della composizione, sotto Mercurio, tanto per capirci, e di cui abbiamo anche un buon particolare. Ecco qui. Qui incominciamo a vedere i mostriciattoli, chiamiamoli così in modo affettuoso, per cui andava tanto famoso Heinz a Venezia all'epoca. E esaminando queste figure, vediamo subito come alcune di queste sono tratte da incisioni celebri di Callò. Tutta, o meglio, parte della produzione di Heinz, sia di feste che di stregozzi, ma di stregozzi ancora di più, diciamo, è in qualche modo si misura sul fatto che egli prelevi proprio dei personaggi da stampe di altri autori e le inserisca in maniera autonoma e originale in un nuovo quadro, una nuova composizione del tutto originale. Allora, vi voglio farvi vedere, in alto ci sono due mostri in sella ad altrettanti mostri che si infilzano gli uni con gli altri. E ancora, se ci spostiamo a sinistra, sopra l'orologio interrato tra l'altro proviene da una stampa di Bruegel, e Heinz lo utilizzerà più volte nelle sue composizioni stregonesche. Sopra l'orologio interrato c'è un altro mostro in sella a una solta di Aragosta. Se noi andiamo avanti con le slide, possiamo vedere come questi personaggi siano stati presi da due incisioni di Callò raffiguranti le tentazioni di Sant'Antonio. Callò pubblica la prima incisione di Sant'Antonio, questa, nel 1617, quindi quando si trova a Firenze, mentre invece la seconda viene editata nel 1635. Qui abbiamo alcuni particolari di questa incisione di Callò. Il girotondo, questo girotondo che Callò in scena, verrà ripreso a più riprese da Heinz. In questi stregozzi di Heinz, sovente, i mostriciattoli danzano e ballano tenendosi per mano e inscenando questo continuo girotondo. Possiamo andare avanti. Questo è un altro elemento che ritroveremo in molti stregozzi di Heinz, no? Questa sorta di corteo trionfale su questa carcassa di animale preistorico, si direbbe quasi un dinosauro, sulla quale c'è questa donna, forse sì, una vittoria, ma quello che interessa notare è l'ennesimo girotondo, vedete, di questi mostriciattoli che si tengono per mano e che danzano e ballano. Questo è interessante perché dal punto di vista semantico, Callò e poi in misura maggiore Heinz,
operano entrambi un ribaltamento di quella che era la percezione di questi mostri, perché anche Bosch e Bruegel, Bosch nei dipinti, Bruegel nelle incisioni, mettono in scena un universo popolato da mostri. Ma in quel caso il chiaro intento è quello di intimorire il fedele. Qui invece questi mostri non fanno paura, scherzano, ballano, danzano, tengono pose talvolta irriverenti, ma sempre dettate da un'ironia di base. Vediamo anche la slide successiva. Ecco, ritorniamo alla di prima, con la slide di prima, e adesso vedete bene, no? Il girotondo, vedete anche il girotondo che si compie attorno all'orologio interrato, ma andrei comunque avanti. E qui se vi ho preso i particolari che vi citavo prima, no? Di Heinz. A sinistra vediamo questa sorta di mostro in sella all'aragosta e dall'altro questo mostro volante che va ad infilzare le terga di un suo consimile. Possiamo anche andare avanti, sì, questi sono particolari che avevo messo. Questa è la seconda incisione, quella del 35, ed è molto interessante notare anche, ed è una fonte preziosa per Heinz di prelievo, di questi tasselli che poi egli andrà in maniera magistrale ad inserire nelle proprie composizioni, dando quindi nuova vita a questi personaggi. Ma da notare che talvolta Heinz riprende proprio non solo i personaggi, ma anche porzioni intere di questa incisione. Soprattutto vedete quella Sant'Antonio, lo vedete sulla destra, all'interno di quell'antro, di quell'arco, insomma, di quella caverna, sopra la quale ci sono alcuni mostri, e dietro vediamo una sorta di tempio antico, classico comunque, una sorta di basilica antica. Possiamo andare avanti, chiedo alla regia di andare avanti con la slide, perché abbiamo un particolare, ecco, di ciò che vi stavo descrivendo. Interessante sottolineare anche come Heinz inserisca in molte sue composizioni questi due personaggi strambi, non saprei come definirli, a dir poco bizzarri, che vedete sulla destra, in basso a destra, che leggono un libro. Sono dei mostri che hanno qualcosa di simile con i rettili, ma non solo, ma che osservano la scena leggendo questo libro. Se possiamo andare avanti, vediamo come poi questi personaggi. Ecco, questo è un dipinto di Heinz, ad esempio, che è passato anni fa sul mercato antiquario, che riprende in maniera molto precisa quella porzione di incisione di Callot con all'interno il Sant'Antonio, mentre invece sulla sinistra opera una sintesi di quanto c'era nella parte rimanente di quella incisione. Possiamo pure andare avanti. Ancora, come, e questo è anche interessante, perché l'architettura che ospitava, no? Quindi l'arco con sopra questa architettura classica che ospitava Sant'Antonio, viene invece utilizzata da Heinz per simulare l'antro infernale in cui si getta Plutone dopo aver rapito Proserpina. Fuori all'ingresso di questo antro infernale vediamo le due figure che vi dicevo prima, presenti anche nell'incisione di Callot, così come gli altri mostri alati che troviamo sopra. Heinz a Venezia si cuce addosso, con queste composizioni, l'abito delle cose stravaganti e genera una pittura che non è sicuramente celebrativa, al contrario, ma che sembra essere interprete delle fini discussioni tenute in molti circoli letterari e intellettuali della città, su tutti l'Accademia degli Incogniti di Gianfrancesco Loredano. Queste composizioni, come vi ho dimostrato, trovano sostegno ideologico nella teoria del furto, e in questo senso Marino ne fu il poeta, ne fu l'artefice più nobile. La simpatia degli Incogniti, in particolar modo di Loredan per Gian Battista Marino, è nota, e tanto quanto il successo delle sue composizioni a Venezia. Questo principio del rubare, ed è lo stesso Marino, sapete, che utilizza questo termine, rubare, che è una specie di variante dell'imitazione, che consiste sostanzialmente nel trasformare
l'esempio in modo tale che il pubblico riesca a riconoscerlo, ma in modo approssimativo. Per Marino, tale prassi del furto era tanto più evidente quanto più alta si presentava la concentrazione in un solo giro di versi, mio poeta ovviamente, di tessere prelevate non da una fonte soltanto, ma da più modelli. E in questo senso noi ritroviamo il procedimento attuato da Heinz in queste composizioni. Si tratta quindi di una rielaborazione del dato visivo che evidentemente trova sponda interdisciplinare nella prassi operativa testé ricordata e attuata da Giambattista Marino, il principe dei poeti del Seicento. Si tratta quindi questa di una pittura non banale, che correva parallela a certe speculazioni letterarie coeve. Gli incogniti, peraltro, sostenevano le posizioni più bizzarre, più stravaganti, in pittura come in letteratura, foriere di un ribaltamento dei valori che era ben accetto in quell'ambiente e che ben viene espresso da queste composizioni. Vediamo però, ce ne sono ancora delle altre, chiedo alla regia se è possibile dire. Ah, ecco, qui abbiamo alcuni particolari, perché anche queste composizioni, come le feste, evidentemente si apprezzano soprattutto nella resa del particolare. Vediamo pure, andiamo pure avanti perché ne ho messe altre. Ecco, questo è un dipinto che si trova nella Repubblica Ceca, Marianské Lázně, spero di averlo pronunciato bene, un paese sul confine con la Germania. Interessante perché l'antro è simile a quello di prima, no? È mostriciato, ripeto, ci sono sempre i due che presenziano sulla destra e che osservano la scena con il libro in mano. I mostriciattoli sopra l'arco sono più o meno gli stessi di quelli di prima. Plutone prima entrava nel Tartaro, qui se ne esce. Ma insomma, possiamo andare avanti, vediamo se ci sono altre composizioni. Questa è una composizione molto importante che si conserva tra l'altro in una collezione privata qui a Venezia, che raffigura Medea che ringiovanisce Esone, un tema raro, che non viene spesso raffigurato, e che tra l'altro una pubblicazione, un saggio su una rivista scientifica apparso l'anno scorso, è stato messo anche in relazione con un certo ambiente di alchimisti che qui a Venezia faceva capo al negromante Federico Gualdi. Federico Gualdi è un personaggio molto noto in certi ambienti, un negromante, un uomo che sapeva tutto e poteva tutto. Più volte il Sant'Uffizio cercò di indagarlo, di portarlo a processo, ma non ci riuscì mai perché era ben protetto Gualdi. Pensate che ancora oggi il nome di Gualdi, Federico Gualdi, figura nei più alti gradi della massoneria americana. E a testimonianza quindi del fatto che dietro a queste composizioni c'è una committenza molto interessata, composta da dotti, oggi diremo da intellettuali, più che... Vediamo il dipinto successivo, vediamo cosa abbiamo messo. Ah, questo vi ho messo proprio il particolare di questi due ormai imprescindibili compagni di viaggio di Heinz e di questi stregozzi. Ma dovremmo vedere nel dipinto successivo, vediamo se vi ho messo... Questo ancora, ci sono dei particolari, sì, qui abbiamo arricchito... Possiamo ancora andare avanti? Bene, questo dipinto invece, questo stregozzo di Heinz il Giovane, si conserva a Firenze, nella Galleria degli Uffizi. Ed raffigura un tema classico, Orfeo agli Inferi. In questo caso però, rispetto alle composizioni tipiche di Orfeo, Plutone e Proserpina, che si vedono appena al sommo di questo scalone, diventano personaggi secondari, così come anche Orfeo sostanzialmente, perché i veri protagonisti di questa scena sono i personaggi di contorno, questi mostriciattoli. Possiamo vedere qualche particolare? Ah, questo è un dipinto, scusate, sì, lasciamo questo dipinto, che è molto interessante. Questo è un dipinto di Jan Brueghel, un pittore a cui guarda Heinz. Jan Brueghel realizza questo dipinto di medesimo soggetto, Orfeo agli Inferi, che suona per Plutone e Proserpina,
Bruegel realizza questo dipinto a Roma per il Cardinale del Monte e l'opera oggi si trova a Firenze in Palazzo Pitti. Quindi a Palazzo Pitti abbiamo quest'opera di Bruegel a Firenze, agli Uffizi, sempre a Firenze, abbiamo l'altro dipinto di medesimo soggetto di Heinz. Sono due dipinti simili ma anche molto diversi. Bruegel dà ancora la priorità al soggetto mitologico e quindi ecco che c'è Orfeo, ecco che c'è Plutone Proserpina. Heinz invece, come abbiamo visto e lo vediamo nel particolare successivo, c'è ancora un particolare, se non sbaglio, se riusciamo ad andare avanti, ecco qui. Si concentra soprattutto su questi mostriciattoli, che sono i veri protagonisti di queste sue composizioni, ed è squisito questo giro tondo, festoso, di questi esseri deformi, come è stato definito, appunto, figli di una biologia sovvertita, perché non sappiamo poi quali incroci particolari possano partorire certi esseri deformi. Io però credo di aver anche esaurito il mio tempo a disposizione, quindi sono ben felice di salutarvi con questa immagine festosa, ma volevo anche ricordarvi che il prossimo appuntamento con questo webinar di Muva Racconta sarà tenuto, il prossimo incontro sarà tenuto da Mauro Bon, valterà sul... e illustrerà sì, un progetto dedicato agli uccelli in città. E questo è un progetto questo che si è sviluppato durante il periodo della pandemia. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona serata.